Che giustizia è? Una giustizia senza certezze, senza tempi degni di una società civile, una giustizia che non dà risposte alle richieste di verità, di difesa dei cittadini. Ha fiducia nelle istituzioni, ha fiducia nella giustizia italiana, la rivolgiamo a Mario Caizzone, presidente dell'AIVM, Associazione Italiana Vittime Mala Giustizia. Prima però che lei ci dia una risposta, occorre un po' riassumere la sua vicenda, che comincia con un ragazzo pieno di speranze che dalla Sicilia si trasferisce a Milano, diventa un brillante commercialista. È il 1993 quando tutto cambia per una verifica della finanza che la precipita in un incubo per reati finanziari, in qualità di presunto sindaco di due società, poi si accerterà che lei non aveva nessun ruolo in queste società. Insomma, che succede? Ce lo racconti lei. Tutto parte da una richiesta, da una tentata concussione da parte della Guardia di Finanza, che i clienti mi chiedono, fra l'altro non era il mio cliente importante, mi chiede un mio consiglio, fra l'altro mi hanno detto parlaci tu con questi signori, sei più giovane, hai più tempo. E io da subito dico ai clienti lasciate perdere, non avete niente da nascondere, a meno che io sappia, poi se avete altre schede nell'armadio sono problemi vostri. E da questo mio atteggiamento vengono compilati dei verbali su tutto questo, era un gruppo di 18 società, l'anno dopo i miei clienti vengono arrestati e io finisco agli arresti domiciliari per ben quattro mesi. Quattro mesi. Da subito tento ai magistrati dire guardate siamo vittime di concussione, ma questo non è stato possibile. Nessuno l'ascoltava. Parte una vicenda processuale complicata, difficile. Dopo quattro mesi chiudo lo studio di Milano e Roma, ecco. Ecco, chiude lo studio, quindi non c'è più lavoro, non c'è più reputazione anche, no? Certo. Ecco, dopo praticamente tanti rinvii viene celebrato il processo, il 2004, noi arriviamo al 2014 quando finalmente si capisce cosa. Sì, ma prima di arrivare al 2014 ho chiesto il processo immediato, ho rinunciato all'udienza preliminare. Dico, visto io ero sicuro che non avevo niente in questa storia, ero sicuro, bastava andare a vedere in Camera di Commercio e dal certificato della Camerale si vede che o ero io sindaco o era altro, ma erano altri. Rinuncio all'udienza preliminare, chiedo il processo immediato nel 98 perché il primo interrogatorio viene fatto dal 94 nel 98. Chiedo il processo immediato, il processo fra vari rinvii viene celebrato nel 2004. Siamo partiti, lo diciamo, lo ricordiamo, dal 93. Ecco. Del 2004 mi becco una condanna, nonostante che certificata la io vengo condannato come sindaco della società Imprenor, in alcune lì si è chiarito che non ero io, perché i sindaci sono tre, lì erano quattro, uno non era sindaco. Mi condannano in primo grado, chiedo dopo due o tre anni, nel 2009, chiedo che venga fissata l'udienza, perché dico è possibile, io sono una vittima. Il presidente della Corte d'Appello di Milano fissa l'udienza, ma nel frattempo viene la prescrizione, fra rinvii vari si arriva alla prescrizione. Io dico al mio avvocato, dice ma no dai lascia perdere, a che serve ormai? No, dico io sono sicuro, no responsabilità e chiedo la prescrizione. Quella mattina mi guardavano tutti come un matto, sia i magistrati, gli avvocati, cioè, cosa grave, i rappresentanti delle banche, perché erano reati finanziari. E anche qui non tengono conto di tutta questa documentazione. Io non ero sindaco, però mi condannano come sindaco della società. Era un sindaco di fatto a quanto pare. Arriviamo al 2014. 2014. Arriva in Cassazione, dalla Cassazione si arriva di nuovo in Corte d'Appello, io il 24, ho qui il certificato, eccolo qui il certificato, riesco ad avere il certificato penale civile immacolato, ecco. 22 anni. 22 anni in cui la sua vita è stata messa sotto sopra, sì, perso sì. Amici, colleghi. Con lei tutti, ero in un impestato, io avevo il carico pendente, ero impresentabile. Ma adesso si attende un risarcimento almeno? Beh, io ho rinunciato, perché l'avvocato alla fine dice sì, possiamo fare il risarcimento per lungaggine del processo. Dice però guarda, non porti a casa neanche quello delle fotocopie. Benissimo. Ha fondato però l'associazione. Ecco, l'associazione... da seguito di questo, io ho visto cosa vuol dire 22 anni, ecco. E ho detto ma quante persone ci sono come me? E mi sono guardato in giro con gli amici, dico bene, secondo me, visto che ho perso 22 anni, devo fare qualcosa per le altre persone che sono come me o peggio di me, perché io sono fortunato e oggi sono qui a raccontarla, ma quanta gente c'è in giro, quanta gente si è suicidata, quanti imprenditori? Lei che fiducia ha nella riforma promessa? Io vorrei rispondere prima, io ho fiducia nella giustizia, un po' meno in alcuni amministratori di giustizia.